Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi, puoi purificarmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dir niente a nessuno, ma va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ricordate, abbiamo cominciato così la lettura del Vangelo di San Marco qualche domenica fa. E dobbiamo sempre averlo come punto di riferimento. Vangelo, buona notizia. Ed è questa la buona notizia che continuamente deve risuonare per tutti. Allora ci domandiamo, ogni volta che ascoltiamo un brano del Vangelo, qual è la buona notizia? Sarà il miracolo? Sarà che Gesù, uno che era quasi mezzo morto lì, l'ha guarito? Ma è questa la buona notizia. E io che c'entro? Potrei essere rimasto a casa. Se non ci fosse una buona notizia per me stasera, potrei rimanere a casa. Mentre invece sono venuto proprio per ascoltare questa buona notizia. Allora, mentre rileggiamo il Vangelo, dai che ci pensiamo dentro, proprio tuffati in questa buona notizia, che in fine conti è, ricordate, Dio non è buono. È estremamente buono, è solamente infinitamente buono, è questa la buona notizia. Dio non è escluso, esclusivo per un gruppo, per qualcheduno, è per tutti, è di tutti, abbraccia tutti. Questo è il Dio di Gesù Cristo. E guardate che non sono cose scontate queste. Allora, anche adesso, sapete, quante esclusioni, no? Addirittura noi ci escludiamo, escludiamo gli altri, facciamo i nostri recinti. E viene un Gesù che ti sconvolge tutto. E allora questa esperienza diventa proprio qualche cosa di grande, che ci immerge, ci coinvolge. Allora comincia dicendo: venne da Gesù un lebbroso. È una decisione, eh? Venne da Gesù. Ci sono io, ci sei tu. Che vuol dire? Abbiamo magari visto, sentito parlare un po' di curiosità, ma il venire vuol dire prendere una decisione. Per lui era difficile, come è per me, per te tante volte, perché magari la lebbra ce l'abbiamo, la lebbra vuol dire un'esclusione. Noi stessi ci escludiamo, anche da Dio. Ci pensiamo talmente impuri, indegni, ci pensiamo, mentre invece, ecco, prendere la decisione è forse il primo necessario passo da farsi. Tra l'altro c'è scritto un lebbroso, non c'è nel nome, e quando nel Vangelo di Marco non c'è il nome significativo, vuol dire che ci sei dentro, ci siamo tutti quanti. Che lo supplicava in ginocchio, gli diceva: se vuoi, tu puoi, noi ci aspetteremmo. Tu puoi curarci, guarirci, no, cioè purificarci. Eh sì, è differente, sapete.
Di solito noi pensiamo che la cura del corpo sia la cosa più grande, ed è importante, ma c'è qualche cosa di molto più profondo. Noi fermiamo, blocchiamo Dio ai nostri miracoli e li diamo noi recinti. Dio, fammi quel miracolo lì, mentre Dio va sempre al di là e non ci accorgiamo della sua grandezza, della sua bellezza. E poi c'è anche un'altra cosa. Gli chiede la purificazione, perché era un escluso questo qua. Uno ammalato di lebbra era uno escluso dalla famiglia, dagli affetti, dalla società, messo quindi al bando, doveva andarsene. Era addirittura escluso da Dio. Allora quello che gli interessa, ed è bello questo, è un brav'uomo questo qua, dice, mi hanno tolto tutto, che non mi tolgano Dio. Che bello che è. Mi sono commosso quando l'ho letto. La sua ricchezza è Dio. E lo dice, devi purificarmi, tu che c'hai le mani in pasta, sente che Gesù ha qualche cosa, una marcia in più. Non voglio essere curato, guarito, voglio essere purificato. Eh sì, delle volte ne abbiamo bisogno anche noi, no? Ci tolgano tutto, ma non ci tolgano Dio, per l'amor del cielo. Non lo sentite questo desiderio profondo di Dio? E delle volte ce lo vogliono rubare, magari perché ce lo presentano chissà come, i tanti idoli entrano nella nostra vita, addirittura ci ubriacano. Vuoi purificarmi? Bellissimo poi come va avanti, non posso attardarmi con voi, ma guardate i gesti che fa Gesù. E subito tese la mano. Chi scrive conosce, anche chi legge subito conosce, tese la mano tesa richiama l'Antico Testamento, quando Dio, il Dio tremendo, tende la mano e divide le acque, c'è la stessa espressione, eh? Quindi tutti si aspettano, mamma mia, è ancora il Dio arrabbiato questo qua, e lui si aspetta il Dio inclusivo, mamma mia, cosa succederà? Ma poi dice, ebbe compassione. Che non è misericordia e basta, Nel Vangelo è differente, la misericordia degli uomini, la compassione di Dio. Quindi Dio è mostrato, è rappresentato, è raffigurato, Gesù ce lo porta, è lui. Ebbe compassione. Donne, voi capite bene che cos'è la compassione, ci assomigliate a Dio in questo senso, Perché qualche cosa dentro, sono le vostre viscere, il vostro utero, che ha generato, è il Dio della vita qua, è il Dio che genera i suoi figli, ha compassione, bellissimo. E quindi lo toccò, non poteva toccarlo, perché toccare un lebbroso voleva dire diventare impuro, pericolo era di prendere la lebbra, ma al di là di questo era proprio una prescrizione enorme, grandissima, non si può toccare. Ma è Gesù, è venuto per questo? È venuto a toccare la lebbra dell'umanità, il male. Dio non è lui che si tiene fuori, un Dio quindi staccato, assettico, un Dio dei puri, un Dio è il Dio che si rende impuro per noi. Capite che sta presentando, questa è la buona notizia, sta presentando un Dio non dell'Antico Testamento, tremendo, ma il Dio che si avvicina, che tocca. Un Dio che si coinvolge, che si impasta, è un Dio famiglia della nostra casa, ha il nostro stesso sangue, non ha paura di toccare i suoi figli. Quando voi mamme, voi papà, vostro figlio è ammalato, non avete nessuna paura di prendere la malattia, è vostro figlio, capita quello che capiti, ma è vostro figlio, ecco il nostro Dio che Gesù ci porta. E subito la lebbra scomparve e fu purificato. Qua si apre un discorso grandissimo. Ma che cosa, quali meriti ha questo qua per essere purificato? Neanche uno. Qual era la prescrizione fino ad allora, Prima ti purifichi, poi vai da Dio. Ce l'hanno insegnato, anche a noi ce l'hanno insegnato. O no? Prima bisogna essere puri, poi si va addirittura a far la comunione. Non sto
dicendo che non è, che è sbagliato, ma qua il modello è completamente differente. È Dio che si avvicina, è Lui che ci tocca, è Lui che ci rende puri, non le nostre azioni, non le nostre purificazioni che ci fanno toccare Dio, è Lui che ci tocca. È Lui che si rende impuro con la nostra impurità, potremmo dire così. Capite? Cambia tutto, è rovesciata l'immagine di Dio. Questa è la buona notizia che San Marco vuole portarci. Quasi mi fermo perché ne abbiamo sufficienza, ma c'è tutta la seconda parte del Vangelo che sembra che cambi completamente registro. Pensate che dice, e ammonendolo, che non c'è scritto così, c'è proprio il verbo della rabbia, e rimproverandolo. Ma se l'ho fatto da mai? Eh sì, perché ancora, nonostante lui, Dio, si sia avvicinato e l'abbia toccato, lui è ancora pieno di quella idea di impurità. Rimproverandolo severamente, lo cacciò fuori. Cosa ha fatto di male? Il luogo dov'è? È nella sinagoga. Cosa sei venuto a fare qua? Eh sì, delle volte frequentiamo questi luoghi, no? Mentre invece ci dimentichiamo proprio di andare a cercare Dio dove Dio è. Tra l'altro nei luoghi più impuri, eh? Dio è presente. Andava nelle case delle prostitute, andava di qua e di là. Non c'è impurezza che Dio non abbia toccato, di cui non si sia contagiato. E poi la seconda parte, intanto guarda di non dire niente a nessuno, non sei ancora preparato. C'hai ancora l'immagine del Dio vecchio, dell'Antico Testamento, quindi è meglio che taccia. Piuttosto di parlare male di Dio è meglio tacere tante volte. E delle volte diciamo tante sciocchezze, no? Proprio perché ci allontaniamo dal Dio di Gesù, del Vangelo. E poi, vai invece, qua c'è una sfida questa qua, sentite il tono anche, vai invece, mostrati al sacerdote, offri per la purificazione, prova quella strada là. Lo sfida Gesù, come sfida me e te, perché delle volte andiamo a cercare Dio, no? Per queste strade errate. Per andare dai sacerdoti doveva sottomettersi a quella legge. Prova quella strada lì, di quella purificazione che loro ti propongono. Tra l'altro devi anche pagare. I sacerdoti si facevano pagare profumatamente. Era il loro sostegno per purificare le persone. Io te l'ho dato gratuitamente. Ma non solamente perché non hai pagato niente, ma perché Dio ci raggiunge gratis. È un Dio differente dal volto gratuito, grazia, gratuità. È il Dio nuovo che ci raggiunge. Capite cosa sta dicendo Gesù? E allora, l'ultima parte, ma quello si allontanò. Non ubbidisce, eh? Non ci va dai sacerdoti. Comincia a capire, ha capito la grazia che gli è capitata. E allora si mise a proclamare e a divulgare il fatto. Adesso che è incontrato, meglio, che è stato incontrato da Dio, da quel Dio gratuito, adesso va a parlarne e va a divulgare, e Gesù va in luoghi deserti, va in luoghi lontani da quelli che sono i luoghi comuni, in tutti i sensi, anche i luoghi della sinagoga dove si pensava di incontrare, per forza ci doveva essere Dio, lui va nei luoghi deserti e la gente ci va. Perché sa che è scoppiata la gratuità di Dio e la gente ci va. Che bello che è questo Vangelo. Io ve l'ho solo introdotto, adesso bisognerebbe cominciare a leggerlo sul serio, no? Dovrebbe farlo nostro, approfondirlo, ci sarebbe tutta l'altra parte, ma voi siete più bravi di me, fatelo. Provate a scoprire in questa settimana dove Dio con la sua gratuità ci raggiunge, dove Dio stende la mano, ma non per lanciarci i suoi strali, perché delle volte siamo ancora legati a quel Dio lì, ma per stenderci la mano e toccarci e toccare anche le nostre impurità. Non ci meritiamo niente con i nostri meriti, ci meritiamo tutto perché Lui è misericordioso. E allora vediamo in questa settimana come Dio, dove Dio ci raggiunge e come Dio ci cambia nella profondità. Vedete che San Valentino entra nel discorso proprio perché lui queste cose le ha capite molto bene. Se andate là nella chiesa,
no? C'è proprio uno, il papà del bambino che era ammalato, con la borsa in mano di soldi. Ti do questi soldi che ti meriti. E San Valentino gli dice, tieni i tuoi soldi, c'è qualcosa di più grande, fate battezzare. La grazia di Dio ti raggiungerà, non per i tuoi soliti, per i tuoi soldi o per i tuoi meriti, ma perché Lui è gratuito attraverso il battesimo. La vita cristiana è così. Buon cammino a tutti.